Peccato davvero. Come rovinare una pista in una semplice mossa, eliminando i dissuasori interni e rendendo l'ultima chicane ormai un rettilineo. E ciao a tutti, amici di Santo Nefun, e benvenuti nella guida setup del Gran Premio di Montreal. Quindi siamo in Canada, sul lago artificiale che crea poi uno scenario mega fantastico, per usare termini della Human Safari. Siamo qui per parlare della guida setup con la Ferrari, perché la Ferrari con Sebastian Vettel è riuscita a vincere il Gran Premio di Montreal e ad espugnare dunque una terra di Lewis Hamilton. Questa è una pista che mi piace particolarmente perché ci sono diverse sezioni interessanti e i muretti sono davvero molto vicini, ma li affronti sapendo che puoi spingere ancora di più sull'acceleratore, perché una toccatina non è niente di che. Se poi diventa un qualcosa di più, beh, lì c'è da preoccuparsi, come in tutte le piste, ma soprattutto a Montreal, che è un semi cittadino. Nella parte iniziale del video ho parlato dell'ultima chicane, che poi, se la fai sbagliata, arrivi dritto al muro dei campioni. Ecco, una volta era davvero molto particolare e molto difficile da affrontare. In ogni videogioco di Formula 1, a partire dal 2010 fino all'anno scorso, quest'anno qualcosa è cambiato e non voglio sapere perché hanno cambiato ciò e hanno messo il nulla al posto di dissuasori. Se lasciamo da parte l'ultima chicane, comunque il resto del tracciato resta piuttosto godibile, anche se si può uscire con 4 ruote in più punti oppure con le 2 ruote interne sul cordolo, e comunque il gioco non ti dà taglio. Comunque credo di aver fatto davvero un ottimo giro, un tempo spaventoso se le compariamo a quello della realtà, e l'altezza gioca un ruolo fondamentale in questa pista, perché se si ha un'altezza medio-alta allora siamo sicuri di poter affrontare ogni cordolo della pista senza alcun problema. Anzi, ci si può proprio passare sopra, che non c'è assolutamente nessun problema, non c'è assolutamente nessun rischio di caput. In questo gioco comunque consiglio caldamente di utilizzare minimo 3-3 di altezza, perché se si utilizza un assetto rake, ovvero l'altezza ribassata all'anteriore per poi puntare ad avere un posteriore un po' più alto, qua non funziona, perché i cordoli che prendi con le ruote anteriori e con la vettura, l'avantreno, non ti permettono di avere stabilità. Se si utilizza un'altezza bassa si avrà più velocità sul dritto, mentre un'altezza troppo alta fa passare sotto la vettura troppa aria e dunque ne subiamo in termini di velocità massima. Da Montreal è tutto, io mi trasferirò nuovamente in Europa per i prossimi appuntamenti e mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e condividete questo video magari su alcuni forum dove hanno bisogno di spiegazioni sul setup, perché beh, mi farebbe un sacco piacere e potrebbe essere utile. A presto, ciao ciao!